Pescara ospiterà i mondiali di drifting, parliamo di pesca, vogliamo innanzitutto spiegare che cosa vedremo a Pescara nei prossimi giorni? Allora, Pescara è stata scelta come base logistica per lo svolgimento del 30° mondiale di pesca specialità drifting, è una pesca prevalentemente al tonno rosso. E la Federazione Italiana FIPSAS praticamente sposato la filosofia green di questa pesca, per cui non sarà fatta nessuna cattura o riportato nessun pesce a terra, ma verranno filmate le catture, misurate e liberate. Quindi viene prediletto la tutela della specie, perché il pesce rosso è una specie protetta, e viene esaltato l'agonismo nel numero di catture e nella lunghezza delle catture effettuate. La manifestazione vedrà il suo inizio domenica 11 con la sfilata delle nazionali, che partiranno dalla Madonnina, sfileranno sul Ponte del Mare e entreranno nella base logistica, che è il Marina di Pescara, nell'anfiteatro, dove verranno suonati gli inni di tutte le nazionali e verranno dichiarati aperti i giochi. Le nazionali partecipanti alla manifestazione sono 12, e abbiamo per la prima volta il team dell'USA, abbiamo il Messico, Portogallo, Spagna, Germania, Inghilterra, Slovenia, Croazia, Montenegro, Sudafrica, Egitto e Italia. Il campione in carica siamo noi dello scorso anno, e quindi stiamo difendendo il titolo in casa nostra. L'Italia si presenta con due team, team A e team B, e il team A è composto per l'80% da persone dell'Abruzzo che hanno lo scorso anno vinto il titolo italiano e quindi hanno acquisito di diritto la partecipazione al club azzurro nazionale. Il tutto prenderà operativamente dal lunedì 12 con la prova ufficiale, il 13, 14 e 15 le tre giornate di gara ufficiali. Venerdì ci sarà pomeriggio, sempre all'anfiteatro del Marina di Pescara, la premiazione delle nazionali con la consegna del titolo del mondiale.